Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi andiamo a vedere la mia bolognese. Quindi, prima di partire col video, via con la sigla! Bene ragazzi, come tanto promesso e come tanto richiesto da voi, ecco il video della bolognese. Mi raccomando, lasciate oltre 100 mi piace per questo video, dato che me l'avete chiesto in tanti. Presto spero di farvela vedere in pesca. Abbiamo bolognese, filo e mulinello. Ovviamente tutto abbinato. Quindi mi raccomando, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e mi raccomando, i like. Passate anche da Instagram e Facebook, link qua sotto in descrizione, e quindi partiamo col video. Dunque, ci tenevo a dire che queste cose che ho preso sono le migliori per le situazioni che andrò a affrontare io. Quindi non andate a dirmi, la canna non va bene, qua no. No, ho chiesto a varie persone e questa è la cosa migliore che potevo prendere. Quindi andiamo a vederla. Allora, partiamo dal filo, poi mulinello e canna. Allora, filo, qui ho 150 metri del classico filo che utilizzo io, ovvero il Gorilla Silver dello 018, 5,5 kg, no, 5,4 kg e 60. Non è né fluorocarbon né un nylon, è un fluorine. Come vedete, super trasparente e resistente, ragazzi. Questo è veramente difficile da rompere. Sono molto abituato a utilizzarlo sia perché lo uso a spinning, sia perché lo usavo in passato. E questo è un filo dalle grandi potenzialità che ha una tenuta assurda. Ci si riesce a combattere veramente tante cose. Basta pensare che carpe, di tutto ci ho tirato fuori con questo. Lo 018 mi serve perché è il filo che più o meno mi permette di fare tutto. Non è né troppo sottile né troppo grosso, perché questa attrezzatura andrò a utilizzarla in varie occasioni. Passiamo al mulinello, sempre tubertini, un Drex 2000. 2000, devo dire, molto bello, ci sta molto bene con la canna. Adesso ve lo vado ad aprire. Allora, avvitiamo la manovella. Devo dire, molto bello, un corpo in nero opaco, fantastico anche come sensazione al tatto. Piccolino, veramente compatto, una bella manovellina in gomma, quindi bella presa salda. Veramente piccolo, guardate qua quanto è grande. E soprattutto molto, ma molto bello. Guardate, cioè veramente figo, leggero. Bello scorrevole, come vedete. E 2000 è la taglia che più si addice, perché andrò sia in fiume e non solo, perché non sto a spoilerarvi dove vado, perché voglio farmi una sorpresa. E frizione molto facile da aprire e regolabile molto bene. Adesso è stata chiusa, neanche troppo rumorosa. E la manovella della frizione, come vedete, è molto alta, in modo da fare una facile presa e regolarla velocemente. Molto leggera anche la manovella, come vedete, veramente il minimo necessario, però bella forte. Una bobina ben rifinita e alleggerita. Devo dire che con la canna questo ci sta veramente bene. Adesso ve la tiro fuori. Andiamo a vedere quindi la canna qua. Allora, è una 6 metri, intanto. Veramente leggera e fine. Eccola qua. Guardate che razza di cannina.
Una level team 5500, sei ovviamente perché sei indica i metri, EX, e veramente uno spettacolo, sia come rifiniture, sia come attrezzo. Un bellissimo manico in gomma che offre una bella presa in tutte le situazioni. È veramente sottile, cioè guardate la circonferenza. Guardate un dito e guardate la canna. La grafica è veramente assurda. È praticamente una 5 metri fissa questa canna come diametro. Ed è anche bella leggera da tenere in mano, quindi posso star lì ore e ore a tenerla e senza aver problemi. Aspetta che andiamo a tirare via la copertura. Questa è la mia prima bolognese in assoluto e boh, uno spettacolo. Aspettate che ci abbiamo pure il mulinello, guardate che spettacolo. Abbinato ci sta benissimo, i colori sono i suoi. Ovviamente tutto tubertini. I ragazzi non mi hanno mandato questa roba, me la sono pagata io. Ci tengo a sottolinearlo. I colori sono i miei preferiti, comunque nero, giallo e grigio, perfetti. Questa la porterò carpette, cavedani, scardole, carassi, comunque pesci di fiume. Magari proverò anche ad andare a Barbie. E dopo chi lo sa. Questa canna è una 0,15 grammi, quindi non fatta per acque estremamente correntive, ma 15 grammi è proprio il limite che si va a utilizzare nei spot dove vado. In genere si usa un 3, 6, 10 grammi. Il genere di più non si va a utilizzare, magari la utilizzerò anche con galleggianti da un grammo o due, bisogna anche vedere le condizioni e dove andrò. Devo dire che sono super soddisfatto di questo acquisto. Spero in teoria domani di poterla andare a provare, domani o dopodomani, e in un'occasione abbastanza particolare. Vediamo, magari vi porto anche il video. Come vedete, veramente, veramente sottile. Guardate quella punta. Guardate che razzi puntina. E adesso non posso aprirla qua, sono 6 metri di canna, non mi stanno in stanza, ovviamente. Dai primi pezzi posso anche aprirveli. Guardate che anellini. Vediamo un attimo. Metterveli a fuoco. Ecco, guardate. Carbone veramente sottile. Perfetta per andare a far cavedani. Come detto, magari anche qualcosina di bella taglia. Dopo chi lo sa, tutti anelli a punte singolo, come vedete. Sono 9 anelli, ecco qua. Come vedete, cioè, ci tengo a farvelo vedere, guardate che razza di grafica da panico che ha questa canna. Guardate. Come vedete, l'impugnatura è lunga, il giusto, perfetta. Ci sta lo spazio per il braccio e per la mano. Contando più o meno che io sono di stazza media, ci sta, guardate, cioè ci sta la mano per lanciare, perfetta senza avere ingombri e problemi nel lancio. In più anche per tenerlo, comodità assoluta, soprattutto data dal manico in gomma che permette di non far scivolare la canna, magari siamo in ferrata, siamo in combattimento con pesce e ti scivola la canna, no. Con questa, con un manico così in gomma, abbiamo il massimo del grip per quanto riguarda il manico. Come vedete anche dei piccoli disegnini. Vediamo se qua si riescono a vedere. Come vedete qua ci sono dei cerchietti e la parte in gomma va da qua, dal fondo, fino a qua. Qua è tutto carbonio rivestito. Dunque non resta che provarla. Bene ragazzi, per questo video è tutto, mi raccomando condividetelo, lasciate like e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, presto video in bolognese e magari anche con un po' di personaggi. Dunque, vi ringrazio della visione, per questo video è tutto, ciao a tutti!